Sto già piangendo perché vorrei aprirne altre 100, ma Konami non è così disponibile, ovviamente. Anzi, grazie Konami per questa apertura. Ecco qui, anche il box è molto carino. Bestia fantasma, meccanica, Cosacco Drago, nomi di cavaliere, tavola rotonda, raccordo, rottame, luce di stelle. Qui c'è anche il trasportatore, quindi molto utile perché aveva prezzi assurdi per essere una comune da structure deck. Strega condannata, anche questa ristampata, e non è stata ristampata nelle tin, quindi eccola qui. La pescatrice silenziosa, altra utile ristampa. Dragonzella salotto e un altro mostro resuscitato. Bene, tre buste alla fine. Contro te, Watts. Numero 107, rotazione del 7, riciclatore dei frammenti, soldato allenatore lupo abbaia, saltatrice del cielo asso Kagari e super polinizzazione. Bene, abbiamo fatto il playset di super polinizzazione. Non penso ce ne sia bisogno di altre. Trappolatrice Mirmeleo, numero 101, numero 87, statua barriera della siccità, statua barriera dei venti tempestosi, dragonzella bucato e droll e uccello serratura con artwork alternativo. Questa è una delle mie preferite. Sì, so che l'avrò detto 3-4 volte, ma non fate caso, mi piace proprio il set. Droll e uccello serratura, finalmente. Droll e Lockbird, un'altra carta che abbiamo visto anche nell'Invitational Remote Duel, non può mancare nei vostri side deck. L'abbiamo vista praticamente quasi in ogni partita. E, beh, ce l'aspettavamo, ma non così prepotente, perché comunque i giocatori non è che si parlavano fra di loro prima di iniziare, quindi insomma è stata una pensata comune. Bestia fantasma meccanica Yaculus Lan, Velociroita Ketonborg, finalmente ristampato. Go 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 Gigas, Cyber Drago Nucleo, Pescatrice Silenziosa, Cyber Drago Infinito con l'artwork alternativa, e questa, lasciatemi dire, in questa versione merita molto di più. Inizialmente non mi piaceva a me questa artwork, così risalta molto meglio. E Drago Nero Chirossi, chiudiamo alla grande, abbiamo trovato il Mago Nero, il Drago Bianco e il Drago Nero, signori. Mostro resuscitato e polimerizzazione. Fantastico. Ecco, il Drago Nero Chirossi in questa versione finalmente rende giustizia all'artwork, perché è in rilievo rispetto al nero dello sfondo. Bellissimo. Non si poteva chiudere, è la mia preferita fra tutte e tre, fra tutti e tre gli Ace Monsters, in questa versione chiaramente. Però il Drago Bianco nel cuore, il Mago Nero anche mi piace, ma il Drago Bianco è il Drago Bianco, non si batte. Carta più venduta, fra parentesi, delle nostre singole, in assoluto, cioè il Drago Bianco. Pensate che un giorno ce ne hanno ordinati 32, 35 diversi, quindi ben lunga vita al Drago Bianco. Viva Kaiba! Bene ragazzi, questo è stato Oro Massimo, sono sicuro che anche Kaiba avrebbe apprezzato questa uscita. E beh, noi ci rivediamo alla prossima puntata, come sempre grazie allo staff italiano Yu-Gi-Oh! E di cui ne facciamo orgogliosamente parte, e anche a Konami per questa bellissima edizione che ci ha voluto far presentare con qualche anticipo, con qualche giorno di anticipo rispetto alla release, anche perché questo in realtà l'anteprima assoluta ce l'avevano gli americani a questo giro, però magari rimedieremo con le prossime release, faremo qualche scambio di parte. Bene, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e grazie per averci seguito, grazie per esservi emozionati insieme a noi vedendo Maximum Gold, e mi raccomando, Maximum Gold uscirà il 12 novembre, uscirà questo giovedì, e non vediamo assolutamente l'ora di gustarla e di vedere le vostre sbustate. Se siete a Udine, venite in via Aquileia 15, vi aspettiamo in negozio insieme a noi per conoscerci e per acquistare questi ben di Dio. Alla prossima e ciao ciao!